Mattia Casse, che per la terza volta in stagione riesce a conquistare un quinto posto in Super G. Lo fa a Saalbach in una gara con pochi contenuti tecnici e segnata dal maltempo. Difficile dare una valutazione esatta della prestazione del piemontese. È sceso con il numero 1 su una pista che da un lato favoriva i pettorali bassi, ma che dall'altra, a causa della nevicata, per Casse era forse un po' più lenta rispetto agli altri concorrenti. Un risultato che consolida la posizione di Casse tra i primi 10 della specialità. Vince il norvegese Kilde, che diventa così leader della classifica generale di Coppa del Mondo davanti a Christoffersen, staccato di 79 punti, e Pinturò. Alle spalle di Kilde lo svizzero Caviezel e il tedesco Dresen. Figuraccia da parte dell'organizzazione. A Saalbach partenza rinviata di 2 ore per il maltempo. Al momento del via però sono dovuti entrare in pista gli allenatori con le pale e i rastrelli per rendere agibile il tracciato dopo la nevicata. Di certo un pessimo spot pubblicitario per la candidatura mondiale della località, che già lo scorso anno aveva mostrato palesi inefficienze nell'organizzazione dei recuperi. La Coppa del Mondo si trasferisce in Giappone, fra 7 giorni un gigante e uno slalom a Naeba.